avete speso 500.000 euro per il pagamento di una mensilità. Questa gente vuole sapere la restante parte dei soldi. Allora faremo una relazione dettagliata in una conferenza stampa per spiegare, perché delle anticipazioni che noi abbiamo fatto, caro De Lì, sono maturate il TFR, l'INPS, e questi qua sono soldi che abbiamo dovuto pagare. Toni accesi al termine della giunta straordinaria della comunità montana dell'Ufita, convocata negli uffici di via Cardito. Scintille tra il presidente Carmine Famiglietti e gli operai dell'ente in presidio permanente nei corridoi della sede arianese. Con loro i sindacati, che hanno avanzato la proposta di voler chiedere la trasparenza amministrativa e capire così i movimenti economici effettuati dalla comunità montana dell'Ufita da novembre ad oggi. E se la reazione di un'amministrazione di fronte a un'esigenza di questa natura è questa, evidentemente la gente non ce la fa più. Non si vuol prendere coscienza del momento, che è molto ma molto delicato. Quindi noi come organizzazione sindacale, almeno per quanto mi riguarda, inviterò i lavoratori ad esercitare il diritto della 241-90, ovvero la trasparenza amministrativa, per capire i soldi arrivati in regione dal mese di novembre a oggi come sono stati spesi e chi li ha autorizzati. Io credo che il destinatario di questa protesta sia la Regione Campania, perché l'abbiamo detto in consiglio, abbiamo preso impegno che io personalmente sono a loro disposizione quando vogliono recarsi in Regione a guidare gli operai per chiedere alla Regione Campania di fare presto e di non farli aspettare. Certamente i crucci dei poveri operai li capiamo perfettamente, ma siamo altrettanto dispiaciuti noi, che di più non possiamo fare. Il presidente Famiglietti ha comunque sottolineato l'impegno dell'ente nel ricercare soluzioni che possano consentire di liquidare almeno una delle mensilità arretrate. Questa situazione va vista in regione, perché noi, a fronte di 5.700.000 euro, che è il budget di quest'anno della forestazione, abbiamo ricevuto solo 1.345.000, ragione per cui non abbiamo possibilità ulteriore di fare anticipazioni. La ragioneria sta facendo tutti gli accertamenti del caso. Se esisteva una possibilità, se esiste una minima possibilità di fare altre anticipazioni, li faremo. Questa giunta non si è fermata. Lunedì 3 gennaio ha fatto la delibera di anticipazione per cassa e la delibera di richiesta di anticipazione alla banca nel limite dei 3/12 come prevede la legge. Se la banca ci concede questa anticipazione, noi possiamo procedere subito a fare i pagamenti di altre mensilità.